Ciao a tutte, sono Lelia, di La Dolcezza Riguardando. Allora, faccio questo per il video entry del contest della bravissima Linda e la sua bottega. Allora, mi faccio conoscere, sono laureata in architettura e una mamma a tempo pieno. Ho sempre avuto il pallino di farmi le cose da sola. Ho fatto le mie bomboniere quando mi sono laureata. E quando per il mio vestito di matrimonio ho fatto la mia collana e la spilla che addobbava l'abito. Poi 3 anni fa ho cominciato a sviluppare un'insana passione per il fimo e per la realizzazione di collane, orecchini e quant'altro. Quando tu, Linda, dici una creazione a tema passioni, mi metti un po' in difficoltà, perché non ho una creazione a tema passioni, ma la mia passione è creare. Se questo ti basta, ti mostro le mie creazioni, anzi le mie creature, perché le chiamo creature. Allora, prima di tutto ti faccio vedere l'ultima che ho fatto, che è questa collana. Spero che si veda bene. Allora, è fatta con questi orsetti e una commissione. Questo orsetto finale montati con delle catene di alluminio colorata e rodeata ad anelli. Su ciascuno ho montato un brillantino. Spero che si veda. E questa è una. Un'altra fatta sempre una collana, questa è fatta a dischi, tutti in fimo, interamente in fimo, con delle cane che avevo di scarto e le ho impastate, diciamo così, ho creato questa collana piuttosto lunga, sulla quale poi ho applicato dei brillantini. Allora, vediamo se riesco a prendere un disco un po' decente. Poi cambiamo tema, questa collana stile tunnel, un girasole, questa è piuttosto corta, un giro collo con le perline, la chiusura semplicissima. Queste me ne sono state richieste parecchie. Un'altra cosa che ho voluto fare quest'inverno, diciamo così, questo a Natale, le ho regalate ai miei nipoti. Allora, sono queste collane con le emoticon, si chiamano le emoji, come si chiamano, non so bene, di WhatsApp, le faccine di WhatsApp. Montata su una collana semplicissima a pallini, che però piace moltissimo alle ragazzine. E di queste ne ho fatte un po' con le faccine appunto di WhatsApp. Anche come portachiavi carini da regalare, carini, pensioni stupidi, ma carini. Poi vabbè, ti faccio vedere delle review ancora di collane che ho sempre realizzato, che ho fatto già vedere nel video entry per Raffaella Carozzini, il suo contest. Allora, questo è un girocollo interamente in fimo con diverse perle, diversi modi di interpretarle, diciamo così. Queste sono più opache, ce ne sono alcune più lucide, sempre sui toni del verde, piuttosto estiva. Poi un altro girocollo, questo, invece sui toni del rosso, interamente in, anzi non interamente in fimo, è parzialmente in fimo perché alcune perle, tipo queste, sono fatte in carta, perline di carta, questa. Ci sono dei tutorial bellissimo, bellissimi in internet che spiegano appunto come farle. Poi un'altra collana piuttosto lunga, anche questa molto estiva, questa, se non si vede,
interamente, no, interamente sta cippa, anche qua, infimo, questo è fatto infimo, altre perle invece tipo, queste, vabbè, ovviamente sono di vetro, mi piacerebbe farle di resina, però io non trovo la resina e quindi non riuscirò mai a farle di resina, non avendo la materia prima. Poi ad esempio queste sempre infimo con dei pezzettini di vetro artistico all'interno. Queste sono state fatte sempre infimo inglobando il sale, sale grosso. Queste invece inglobando del traslucido, dei brillantini, dei glitter. Insomma, le tecniche sono quelle. Poi ancora un'altra collana, questa è anche questa piuttosto lunga, già presentata. Allora, queste sono delle perle fatte, diciamo così, con pasta di scarto ricoperta poi da delle fettine di cane, sempre fatte da me con la forma della rosa. Prima cane che facevo, insomma, non è che si può pretendere molto, però vabbè, spero piaccia. Questo è una perla fatta invece con uno stampo a rosa, sempre fatto da me, di una bomboniera. E queste, come vi avevo fatto vedere, sono fatte con gli avanzi davanti e dietro di una cane a fragola che ho realizzato e gli scarti li ho utilizzati appunto per ricoprire delle perle. Non si butta via niente, tutto è bello. E poi un'altra, che è l'ultima, così non vi stresso più, questa. Questa è infimo e catene, perle. Allora, questi sono sempre perle. C'è così anche questa pasta di scarto ricoperta poi da delle lamine di fimo nella quale, per la quale ho utilizzato una tecnica che adesso non mi sovviene il nome, che appunto crea degli effetti estremamente belli mescolando quelle che sono le paste. Appunto, a me sembra mica shift, però non vorrei dire una grandissima demerita cretinata, e quindi faccio finta di non aver detto niente. Ok, allora ragazze, questo è tutto. Spero che Linda sia contenta. Questa è la mia vera e propria passione. Quindi tutto quello che hai visto è la mia passione e spero che appunto le mie creazioni vi siano piaciute, siano piaciute soprattutto a lei. Faccio tanti auguri a Linda e soprattutto le faccio tanti auguri per le sue mani, perché sono veramente artistiche e ha una manina che secondo me avrà un futuro. Con questo vi saluto, ciao!